Sì, Guido, allora dicevamo, noi oggi vogliamo festeggiare insieme a voi una riapertura importante, perché è sempre bello raccontare quello che questo paese sa fare, ricostruire, andare avanti, come nel caso della città della scienza di Bagnoli, che dopo 3 anni dall'incendio doloso che l'ha distrutta, torna a rivivere, e noi vogliamo condividere con voi questa gioia. C'era per noi Metis Di Meo, la regia di Fabrizio Settimio. Vediamo insieme. Questo è il punto d'incontro fra innovazione, divertimento, arte e scienza, ovvero la città della scienza di Napoli, che oggi festeggia un anniversario importante, perché 3 anni fa qui un incendio doloso distrusse gran parte degli edifici. Napoli si sentì sotto attacco, ma non smise di combattere. Più di 20.000 donazioni hanno dato una nuova vita a questi edifici ed oggi si inaugura un nuovo museo, Corporea, il primo museo interattivo sul corpo umano. In questo momento si sta inaugurando il nuovo edificio. A 3 anni dall'incendio, che cosa rappresenta per voi di Città della Scienza? La legalità vince sull'illegalità. 8 bombe, non sappiamo chi è stato, un museo che brucia, è una ferita alla cultura del nostro popolo, che è un popolo che si è basato su scienza, su cultura, su innovazione. Noi italiani siamo anche questo. Bruno Colella, il tuo My Italy racconta l'Italia vista dagli occhi degli stranieri. All'interno ci sono tanti eventi e ovviamente non poteva mancare quello che è successo 3 anni fa alla Città della Scienza. In quel momento io stavo guardando un quadro che Marco Stabia aveva fatto a Sofia Loren, un ritratto, l'aveva fatto negli Stati Uniti qualche anno prima, e c'erano gli occhi di Sofia che guardavano tristemente con intensità qualcosa. E allora la decisione fu fulminea. Io dissi: guarda, fai una cosa, prendiamo il quadro e partiamo, andiamo a Napoli. È Napoli che si oppone con il proprio entusiasmo, con la creatività, si oppone a quello che è il contrario della creatività, la distruzione, la malavita che non si sa bene da che parte viene. Viaggio in Italia visto dagli occhi di 4 artisti di fama internazionale, il loro viaggio in Italia, come loro ci vedono noi italiani. Nello stesso tempo è un omaggio alle bellezze del nostro paese e in particolare appunto la rinascita di questa città meravigliosa, di questa terra straordinaria e nello specifico della città della scienza che finalmente rinasce. Questa è la struttura che è rimasta intatta, questa è una nuova area espositiva in realtà, un nuovo progetto. Sì, quello di Corporea doveva essere l'ultimo pezzo del nuovo del museo, che voglio ricordare è un science center, cioè un museo di nuova generazione. Da noi tu non trovi reperti, trovi esperimenti con cui giocare, con cui interagire, con cui incuriosirti verso la scienza, perché noi abbiamo bisogno che i nostri ragazzi capiscano che scienza, cultura non è una cosa noiosa, è una cosa che può divertire e con cui poter costruire il futuro. Ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.